Eccoci, eccoci qua, siamo in diretta anche questo mercoledì dalla nostra piattaforma StreamYard, oggi siamo in diretta con Luca di Biccari. Ciao Luca, come stai? Ciao a tutti, benissimo, da Dio, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Io e Luca ci conosciamo da, da diversi anni, direi dal 2010. Può essere, sì. Dal 2010. Eh... Ha avuto, Luca ha avuto la sfortuna di essere <ride> tra, tra i miei tesisti. Eh, io allora dottorando, lui tesista eh, triennale all'epoca. Eh, ho fatto sia triennale che magistrale, però la magistrale... No, la triennale l'ho fatta con te, la magistrale l'ho fatta con Sergio. Ok, ok. E, e oggi qui investe un po', un po' diversa da come, insomma... Da, dallo studente triennale che, che ci ricordiamo, ehm, dove sei in questo momento? Sei a casa? Sì, sono a casa mia. Oggi sono di riposo da lavoro. Quindi sono a casa mia. Ok, ok. Io sono, sono sempre con alle spalle la mia solita postazione da, della diretta. Eh, L'ora è sempre la stessa. La piattaforma, anche. È il giorno della settimana pure, e questa è la eh, settima diretta se non sbaglio. Eh, mercoledì prossimo avremo in diretta Marco Sigovini del CNR di Venezia per parlare appunto di Venezia e dei cambiamenti climatici. E oggi invece eh, con te parliamo di, in senso un po' lato, di astronomia e dintorni. Parliamo di astronomia e dintorni perché oggi. Eh, sei qui in veste di appassionato di astronomia e di presidente di, eh, del gruppo Astrofili Groane, perfetto. Eh, quindi io non, eh, non ti rubo ulteriore spazio e ti chiedo di eh, raccontarci che cos'è Astrofili, che cos'è il gruppo Astrofili Groane, come siete nati, da, da quanto siete attivi, che cosa fate? Prego. Allora, prima cosa, grazie per. Uh per averci invitato, per avermi invitato, ma per aver invitato tutto il gruppo, perché sono qui a parlare per, uh, per tutto il, il gruppo degli astrofili delle Groane. Seconda cosa, grazie, perché non hai sbagliato il nome, perché di solito sbagliano sempre il nome, non so perché. Forse perché la parola astrofili, boh, non lo so, alle volte a volte circolo a astronomi, a volte gruppo astrofili garbagnatese, boh, cose a caso. Quindi, grazie mille. E, appunto noi siamo un gruppo di appassionati siamo un gruppo di, di amici che sono accomunati dalla passione per, per l'astronomia e per le scienze in generale quindi all'interno ci sono diverse anime nel gruppo c'è magari un'anima un po' più legata alla mitologia e una quindi al, al racconto dei miti Legate alle costellazioni, eccetera. Okay. C'è invece un'anima un po' più legata, diciamo, alla, alla scienza che sta dietro all'astronomia, no? L'astronomia è un po' è un grandissimo contenitore perché, appunto, quando si parla di astronomia si può parlare veramente di tantissime discipline, eh, dalla chimica alla fisica eh, alla matematica, cioè abbraccia un po' tutto il mondo delle scienze e sicuramente è un po' la, la regina delle scienze naturali, nel senso che tutto arriva da, da fenomeni alla fine astronomici e quindi è sempre interessante, è affascinante sicuramente approfondirli. Noi lo facciamo certo. in veste di, di amatori, non, siamo, non lo facciamo di lavoro. Senti, io prima di passare alla, alla nostra classica... Eh... È il classico momento di condividere con chi ci sta seguendo le fotografie che abbiamo insieme preparato. Eh, sto condividendo sotto nei commenti... e eh, il link al canale YouTube, in modo che nel frattempo magari i presenti iniziano a curiosare un po' sulle vostre attività. Allora io ti presento... Eh... Una fotografia e tu ci parli sopra e ci racconti un po' che cosa rappresenta, certo. che momento è e, e così ci incuriosisci un po' con le vostre attività. Ecco questa, certo. vado con la prima. Eccola lì. Allora, in questa fotografia che abbiamo fatto con una reflex, ehm, ci, eh, sono racchiuse tante cose in realtà, non una sola. È, è un momento in cui noi stavamo montando degli strumenti, la nostra strumentazione in questo caso erano tre telescopi, ehm, per far sì che un gruppo di persone che sarebbe arrivato da lì a poco eh, avrebbe potuto osservare eh, degli oggetti celesti, perché questa è una delle principali attività che facciamo. Eh, ci chiamano essenzialmente magari amministrazioni comunali, anche scuole, in questo caso qui era un'associazione che tiene una villa meravigliosa che c'è nel comune di Lainati, che è la Villa Litta. E sì, mh, villa pazzesca. E siamo davanti alla, alla fontana di Venere. E in quell'occasione praticamente il nostro esperto di miti faceva il giro della villa raccontando ehm, il significato della mitologia che c'è all'interno della villa, perché è pieno di riferimenti mitologici. C'è Mercurio, c'è Giove. La, la, nella fontana c'è Venere, ad esempio, e appunto lui raccontando i miti, eh, alla fine del percorso arrivavano in questa bellissima location dove noi avevamo montato i telescopi e le persone potevano osservare eh, gli oggetti che erano disponibili quella sera, diciamo. In particolare nella foto sono presenti due puntini luminosi che io ho cerchiato di rosso per rendere più visibili, che sono Saturno e Giove. Quindi quella sera lì le persone hanno guardato Saturno e Giove. Tante persone non sanno che i pianeti del Sistema Solare sono visibili anche a occhio nudo, li vediamo come dei puntini, come delle stelle, diciamo, e, però sono dei pianeti, si distinguono dalle stelle un po' per il tipo di luce che, che emettono, che con un occhio un po' allenato si può distinguere, ma poi anche del fa per il fatto che spesso sono parecchio più luminosi delle stelle che stanno intorno e poi anche per la loro posizione, perché si muovono lungo una, una linea immaginaria che noi chiamiamo ellittica e che sta, sarebbe il percorso del Sole eh, nel cielo. Le due foto che vedete ingrandite eh, nei due quadrati rossi, nei due riquadri rossi, sono due fotografie che abbiamo fatto sempre noi ai due pianeti, a Saturno e a Giove. La strumentazione per fare quel tipo di fotografia è abbastanza specifica per fare foto planetarie. Eh, okay. la, la fotografia planetaria è tutto un capitolo a parte che chi ama l'astronomia è forse una delle prime cose a cui si avvicina. diciamo. È anche relativamente semplice rispetto a fare una fotografia invece di cielo profondo, quindi di altri oggetti come galassie e nebulose. Beh, insomma, la fotografia ti, ti permette anche di portare a casa. Un prodotto no, dell'osservazione dell che hai fatto. Immagino che comunque ci voglia un po' di allenamento per, e conoscenza mh, di qualche tecnica o, di, o comunque di, eh, delle posizioni nel cielo per utilizzare questo tipo di strumentazione. Beh, non allora, ne parlo totalmente da profano. Allora diciamo che mh, ci sono due componenti, cioè quella della conoscenza del cielo e quella della conoscenza delle macchine che vai a utilizzare la conoscenza del cielo. Per mia esperienza, io ad oggi riesco guardando il cielo a capire quali sono le costellazioni, vedo se c'è un pianeta, capisco, riesco a capire che pianeta è, ma ci ho messo dieci anni, cioè perché l'evoluzione del cielo durante le stagioni è un fenomeno lento, e quindi le persone spesso non hanno la percezione di come cambia il cielo. Ad esempio, eh, dopo, dopo c'è un'altra fotografia su cui è più chiaro il concetto di rotazione della della sfera celeste Sibirista. e si sì, sì, è uno star trail. e Appunto, le costellazioni cambiano durante le stagioni e ci sono delle costellazioni chiave per ogni, per ogni stagione. Adesso siamo in primavera ed è molto ben visibile, ad esempio, il leone, la vergine che sono le, le, e il bute, che è un'altra costellazione, che sono le costellazioni principali e che le loro tre stelle più luminose formano un triangolo che è un triangolo detto primaverile. Quindi quando io esco la sera e vedo quel triangolo nel cielo, so al volo quelle sono quelle tre costellazioni, quelle stelle sono quelle tre stelle e questo aiuta tantissimo nella visione del cielo. A parte che poi è anche molto bello, è, è anche molto interessante da, secondo me da sapere, da sapere no? come, come discorso quello delle, quello delle stelle in generale. Non sono ferrato sulla mitologia per niente. Mm, okay. infatti, infatti, sto cercando di coinvolgere il nostro esperto. Abbiamo già fatto due video dove lui racconta, eh, tipo fatto un po' così come stiamo facendo noi, ehm, dove lui racconta le, i miti che stanno dietro alle costellazioni della stagione. Ne abbiamo già okay. fatti due. Sì, sì. Sono già pubblicati sul vostro canale? Sono già sul canale YouTube. Sì, sì, sì. Ok, sì, sì, sì. benissimo. Ti propongo la seconda immagine? Vai, okay. vai. Certo. Ok, allora, questa è una foto della Luna che è, diciamo, di buona qualità come fotografia ed è stata scattata con un setup, cioè con un insieme di strumenti eh, un po' particolare perché non è, non è una macchina fotografica, diciamo, non è una reflex con un teleobiettivo, ma è un, un telescopio Uh, a cui è stata collegata una camera raffreddata per astronomia uh, questo normalmente servirebbe per fare esposizioni molto lunghe però su una, su una luna non è necessario fare esposizioni lunghe perché la luna è molto luminosa quello che è interessante vedere è che, vabbè, prima, che è interessante sapere diciamo, è che uh, la, le fotografie che ci sono dentro questa foto in realtà sono 40 perché sono 40 fotogrammi sommati Attraverso dei software che con degli algoritmi fanno, fanno una specie di media tra le informazioni in modo da avere un'immagine molto precisa. Quindi questa è una foto da, ad alta risoluzione della Luna e permette di vedere dei dettagli che sono sicuramente interessanti della, della geografia lunare. L'altra cosa che permette. Dimmi, dimmi. No, no, vai, vai, che poi ho una serie di domande e poi ti spiego perché. Ok. L'altra cosa che permette di, di cogliere, secondo me, bene questa fotografia qui è che la Luna non è bianca, la Luna non è chiara, la Luna di fatto è fatta di materiali molto scuri perché essendo un oggetto che nasce, ci sono delle teorie che dicono che la Luna nasce dal, dal mantello della Terra, quindi da quello strato che sta sotto la crosta terrestre, ehm, dopo un impatto con un, con un grosso oggetto la Luna è composta essenzialmente di basalto, che è una roccia che è molto simile a quella che noi troviamo sul fondo degli oceani e che quindi è, sappiamo essere nera. E okay. Le zone chiare sono più dovute alla riflessione della luce e alle polveri. Senti, ma io ho provato, eh, io faccio fotografie, mi piace molto fotografare, so, ho bravo. passato... Oh, beh, no, oddio, non esageriamo, comunque grazie... Eh, ho, mi so, ho passato un po' di macchine fotografiche e eh, ho provato tante volte a fare foto alla Luna. Eh, ho provato a fare foto alla Luna semplicemente con la mia macchina fotografica eh, con un teleobiettivo, a volte con una prolunga anche, no? che allungasse ancora di più l'obiettivo che avevo. Il risultato era sempre molto buono a livello di almeno dal mio punto di vista. Eh, a livello di colori, ma era sempre leggermente sfocata la fotografia. Perché mettere, mm -hmm. mettere a fuoco un oggetto così lontano con un teleobiettivo forse non è così semplice. Eh, cosa cambia fotografare con un teleobiettivo o con un setup come il vostro? Quindi con un telescopio e una macchina per astronomia? Allora, mh, diciamo che di fatto il, un teleobiettivo non è altro che un telescopio perché il principio di funzionamento è esattamente lo stesso. Okay. La differenza è che spesso i teleobiettivi sono zoom, cioè un sì. teleobiettivo ha diversi ingrandimenti. Questo aumenta di tantissimo il numero di, di lenti che ci sono dentro e di meccanismi. Tutti okay. quei meccanismi e quelle lenti portano per, necessariamente a una perdita di qualità dell'immagine, che è il motivo per cui gli obiettivi e i teleobiettivi devono costare tanto perché un teleobiettivo economico vuol dire che è fatto con lenti di scarsa qualità e meccanismi di scarsa qualità gli elementi sono comunque tanti e quindi il risultato sarà poco soddisfacente chiarissimo noi per la messa a fuoco quando, quando facciamo il, la, la, diciamo, le fotografie astronomiche la messa a fuoco è una roba abbastanza complessa perché c'è un software che fa delle riprese in live e noi usiamo... Un, un numerino che si chiama FVHM che ci dice, diciamo, quanto è concentrata la luce nei pixel, e quindi ehm, ha un significato del tipo che più è piccolo, più è a fuoco. Bisogna trovare il valore corretto e assestarsi su quel valore lì. Ok, fantastico. Un mondo, un mondo affascinantissimo. Ma prima, prima mi dicevi. Che questa è una fotografia, una bella fotografia della Luna, una fotografia della luna fatta bene. Da che cos'è che si riconosce una fotografia fatta bene? Beh, you... sai, cioè le foto sono alla fine, nel senso è ovvio che si parla di gusti, quello che ti posso dire io è che ha un buon livello di dettaglio. E ora non mi ricordo, ma dovrebbero essere non so se quattro foto da, da 6 megapixel essenzialmente fuse insieme. Quindi è una okay. fotografia anche abbastanza grande come, come dimensione, e quindi permette di cogliere dei dettagli, tra cui se tu guardi sotto nella parte più in basso sì. della Luna, si coglie e si vede proprio la tridimensionalità dei, dei crateri. Ora la sì. qualità, magari in video, non è, non è il top, però già ti dà l'idea della tridimensionalità di un oggetto che sta a 400.000 km di distanza e questo lo rende sicuramente molto molto interessante. Poi vabbè, la Luna è sempre affascinante, dai, è sempre bella la Luna, secondo me. Beh, è una delle cose anche, immagino, più facili da fotografare nel nostro cielo, se non addirittura certo. la più facile. Assolutamente, è esattamente così, nel senso che comunque chi vuole fare astronomia da casa, il primo oggetto che incontra, che è facile da puntare, facile da beccare, si sa che cos'è, è sicuramente la Luna. Cioè, è da, sicuramente è affascinante, dà un sacco di spunti, Interessanti da, da cogliere, no? poi anche magari studiarsi tutta la geografia lunare, il nome dei crateri, dei mari è sempre interessante. Io ti lancio la terza immagine, vai, Eccolo. allora, questa qui è una fotografia. Diciamo alla fine tradizionale, e, mh, non è niente di speciale, è migliorabile da tantissimi punti di vista. È uno dei primi tentativi che ho fatto io con una reflex, per dirla tutta. E non è altro che una fotografia, una lunga esposizione al cielo stellato in direzione della, 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 del braccio della nostra galassia. Ok. Que cosa vuol dire? Noi siamo, noi siamo su un disco, appoggiamo su un disco gigantesco che è la nostra galassia. Se noi guardiamo dal nostro punto di vista, essendo appoggiati su questo disco, se noi guardiamo in qualsiasi direzione, vedremo il, il piano di appoggio diciamo, della, de, 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 su cui noi siamo appoggiati, che è il, la nostra galassia. Tante persone, per tante persone questo concetto qua non è chiaro. Cioè quella nebulosità che si vede nel cielo è effettivamente fa parte del continuo di stelle su cui noi siamo appoggiati. Eh, per fotografarlo serve un cielo molto pulito, infatti questa fotografia qui è stata scattata da, dalla montagna, da, dalla valle d'Aosta, eh, sono 20 secondi di esposizione, per intenderci. Ok, quindi è una fotografia abbastanza semplice da realizzare? Assolutamente sì, sì, sì fatta con un obiettivo normale, eh, un 1855, eh, con una Canon 1000D, una macchina che io ho comprato per 50 euro usata. Quindi okay. stiamo parlando di una macchina portabilissima. Stiamo parlando di una macchina che quando era nuova costava 300 euro. Non è una roba costosissima, l'ho comprata usata in buono stato, e si riesce a portare a casa qualcosa di astronomico, anche, da, anche con degli strumenti veramente economici. Qua serve solo un treppiedi dove poggiare la macchina e. Preferibilmente un telecomando per dargli il via per farla scattare, se no, si può impostare ad esempio il, il timer a due secondi o a 10 secondi in modo che la, la pressione del dito sulla camera non provochi okay. movimento. Basta, okay. si, mette, si punta, si fa la messa a fuoco, si fanno 3-4 tentativi perché ovviamente mettere a fuoco le stelle è impossibile in visione diretta, non si riesce eh, perché non si vedono e quindi si fanno 2-3 tentativi, si aggiusta la messa a fuoco. E dopodiché si lancia lo scatto, il risultato è questo: l'elaborazione a dire la verità è praticamente quasi zero. Forse l'ho strecciata un pochettino per tirar fuori un po' più di informazione, però in realtà è una fotografia abbastanza base. Sono sicuro che un fotografo non bravo, medio, saprebbe dire cosa fare per migliorarla perché io non sono un buon fotografo. Ok, ok. Ognuno ha il, il suo compito. Avete, avete un esperto fotografo nel vostro gruppo? Allora, tra tutti, tra tutti i ragazzi che frequentano il gruppo, penso che io sono quello che sa fotografare peggio. E, okay. mh, gli altri sono tutti molto più, molto più bravi di me. E, un paio hanno anche della strumentazione per fare fotografie già più. Diciamo di valore rispetto, rispetto a quella che uso io. Ok, senti questa è una mia curiosità personalissima. Va da dove questo scatto? San Bartolomeo. Ok. Perché non so se tu lo sai, ma lì c'è un osservatorio astronomico. Sì, sì, sì. Che è a, a San Bartolomeo. E perché quel luogo, quel posto, doveva essere il, il luogo dove installare il telescopio nazionale italiano. È stato fatto su un'isola delle Canarie, alla fine, il telescopio Galileo, ma come, come, posto, come posto in Italia dove fare il, il telescopio nazionale era stato selezionato San Bartolomeo, eh, perché è un cielo molto, molto bello, molto pulito, si trova sollevato rispetto alle piccolissime comunità che vivono lì in quella zona. E ciò nonostante, ti, faccio, ti invito a guardare la fotografia perché c'è una cosa molto evidente. La vedi tutto quell'arancione che si vede? Sì, è la, è la Val d'Aosta. Sì, no, neanche. Quello lì è una piccola città di 3.000 abitanti. Nus. Nus, bravo, dovrebbe essere Nus. E una piccola città, ma veramente minuscola, provoca un inquinamento luminoso così evidente. L'inquinamento sì, luminoso è una guerra specialmente cioè, per noi che guardiamo le stelle eh, nelle fotografie si vede proprio in modo assurdo infatti i, i telescopi quelli grossi diciamo li, 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 li vanno a costruire in luoghi dove l'inquinamento luminoso non c'è tipo Atacama, non so se ne hai mai sentito no. no. c'è cioè, un deserto in Cile dove l'agenzia do, spaziale europea ha costruito il, il telescopio terrestre più grande del mondo. Okay. E, questo telescopio è situato a 140 chilometri dalla città più vicina e è a 5.000 metri di quota su un altipiano in un deserto dove ci sono 360 giorni all'anno di, di bel tempo, diciamo. Ti, ti okay. invito a, eh, vai a vedere okay. perché fanno delle robe, fanno delle okay. robe veramente pazzesche. C'è un ragazzo italiano che ci lavora come ricercatore, Daniele Gasparri, che um, fa di quelle foto che sono incredibili. Lavora proprio al, al telescopio? Penso di sì, perché non penso che ci puoi andare se non ci lavori, però non, non, non saprei dirti cosa fa lì. Ok, ok. Eh, senti, ma ehm, allora beh, noi, io, io trasmetto da, da, da Milano Provincia, tu anche certo. eh, chi, ci, chi ci sta ascoltando, chi ci sta vedendo e chi ci vedrà poi nei prossimi giorni. Ci ascolta un po' da, da, da tutta Italia. Eh, ma eh, volevo chiederti. In zona Milano e dintorni, che immagino sia la zona insomma, che conosci anche di più. No? Come, come certo. spostamenti, Un, qual è il posto più vicino con meno inquinamento luminoso che sei riuscito a trovare per andare a fare delle osservazioni? Allora, eh, il problema è tecnico, anche perché okay. bisognerebbe, per fare fotografia astronomica, bisogna attrezzarsi con uh, una serie di, di strumenti, batterie cose del genere per poter far andare i telescopi. Quindi bisogna i telescopi e i computer, perché poi senza computer non si conclude nulla. Quindi um, servono dei luoghi che siano, che siano un minimo attrezzati per fare astrofotografia. Per fare, per fare invece osservazione visuale, quindi solo okay. guardare nel telescopio, in realtà l'inquinamento luminoso incide solo sugli oggetti del profondo cielo, sulle nebulose, sulle galassie, su quelle cose lì. Perché okay. i, pianeti, i pianeti invece sono molto luminosi, perché sono come degli specchi che stanno messi in mezzo al buio e riflettono in pieno la luce del Sole. Quindi per osservare i pianeti non è necessario andare in montagna, lo si può fare okay. tranquillamente da casa, mentre invece per fare astrofotografia o per vedere galassie nebulose, eccetera, eccetera. Bisogna spostarsi in un posto che sia meno, meno inquinato, ad esempio, eh, a Varese c'è l'altro osservatorio. C'è un altro osservatorio. Sì, Anche a Tradate, c'è un altro esatto. in generale, se uno va in una zona boschiva o semiboschiva, lontano da grossi centri abitati, va bene. Cioè, si riesce già a fare un minimo di, di astronomia. Noi di solito le serate divulgative parecchie serate le abbiamo fatte. Non so se è presente il parco delle Groane che è il parco, sì, sì. esatto, e hanno una sede centrale che è, è a Solaro, che si chiama La Polveriera, che è una storia interessantissima, di cui non parleremo, ma è bellissima, e appunto noi ci troviamo lì, che è un, è un posto molto isolato, e facevamo alcune serate divulgative, quindi montavamo i telescopi là, perché avevamo le torrette con l'elettricità, eccetera. Ok, ok. Quindi, comunque, per l'osservazione invece diretta, anche, anche chi abita nei dintorni di grandi città, insomma, può, può sperare di osservare qualcosa. Con... Sì, beh, noi, noi a Milano abbiamo, se non, non vorrei dire Valle, non mi sono preparato l'immagine, ma eh, a Milano abbiamo il cielo forse più inquinato del pianeta a livello luminoso. Ok, 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 mettiamo proprio nel posto sbagliato da questo punto di vista. Da tanti Se punti sì. di vista. Ok, senti, eh, chiudiamo un attimo eh, le fotografie, torniamo con i nostri due faccioni e ti volevo fare una, una domanda che è un po' complicata, forse, eh, cerchiamo di eh, tirare fuori quello che, che si riesce. Certo. Eh, mi piacerebbe sapere da te, eh, anzi, piccola premessa. Per chi non conosce Luca, Luca oggi è qui come eh, presidente del eh, gruppo strofili di e come appassionato di astronomia, come discreto fotografo. Eh, no, dai, no, no, discreto fotografo. E eh, però lui ha tutto un passato da eh, studente di scienze ambientali appassionatissimo di specie vegetali e di ecologia in genere quindi la domanda che ti voglio fare è esiste un legame se sì ce lo vuoi raccontare tra astronomia e l'ecologia tra l'astronomia e il mondo del nostro ambiente allora cioè è veramente gigantesca questa domanda è enorme però okay. la, la dividerei. Okay. La dividerei in almeno due parti. Allora, la prima è quello del, diciamo, dell'impatto che hanno gli oggetti celesti sul nostro ambiente. Ok. Che è, diciamo, può essere definito in modo scientifico. E quindi, ad esempio, l'impatto del sole sulla terra o della luna sulle maree, ad esempio. Mm. E in quest'ambito, purtroppo ci sono tante credenze popolari che sono diffuse e di cui le persone sono ancora oggi convinte. Quindi, ad esempio, la luna fa crescere di più le piante, la luna fa crescere i capelli. Con me non ha funzionato, ma comunque <ride> la teniamo lì. E, e questo è il primo filone. Il secondo filone grande, che è quello che poi secondo me è anche un po' più interessante, è quello invece dell'astrobiologia o dell'astroecologia, che sono okay. delle parole che non mi sono inventato, giuro, esistono davvero, e che riguardano quello che potrebbe essere lo sviluppo della vita sulla Terra e sugli altri pianeti, da altre parti, attorno ad altre stelle. In questo ambito ci sono fatte tantissime tantissime ricerche, tantissimi investimenti, eh, di cui praticamente il più grande credo sia la missione Kepler della NASA, che è una missione che è stata ragionata solo ed esclusivamente per la ricerca di esopianeti. Quindi di questi esopianeti si potevano sapere determinate caratteristiche attraverso eh, il transito del pianeta davanti alla stella essenzialmente. E questo ci ha permesso di capire che tutte le stelle, quasi tutte le stelle, hanno intorno un sistema planetario. In soldoni è questo che si è capito. I pianeti scoperti sono fino ad oggi 4000 e rotti, forse anche, okay. ormai saranno anche cresciuti. E comunque ha messo un punto fermo: quasi tutte le stelle attorno hanno dei pianeti che ci girano. Questi pianeti possono trovarsi in una fascia che è definita come fascia abitabile, diciamo dove le condizioni fisiche permettono ehm, all'acqua sostanzialmente di avere tutti e tre gli stati come, gli stati come da noi, no? solido, liquido, gassoso. E, in questa fascia si cerca di capire che tipi di pianeti ci sono, se sono simili alla Terra, magari sono dei giganti gassosi tipo Giove, insomma, si approfondisce quel discorso lì. Un'altra parte ancora è quella della ricerca di bioindicatori, diciamo, nello spazio, quello che si è fatto, ad esempio, con la missione... Quindi scusa, quindi, scusa intendi, intendi un, un indicatore che ci indica la presenza di qualunque forma di vita? Una esatto. qualunque forma di vita? Ok. Sì, sì, sì. Tipo, ad esempio, si cerca nell'atmosfera attraverso, ehm, attraverso la eh, diffrazione della luce della stella nell'atmosfera del pianeta si cerca di capire se c'è la presenza di metano piuttosto che di anidride carbonica, eh, ossigeno okay. per determinare se potrebbe esserci la vita addirittura. Però questo è un ambito ancora un po' stretto. Quello che si è fatto più in pratica, praticamente è la missione Rosetta, che è una missione dell'ESA, quindi dell'Agenzia okay. Spaziale Europea, che ha sparato una sonda a, che ha girato attorno a una cometa e ha fatto delle foto pazzesche della cometa, si chiama um, uh, P67 Churyumov-Gerasimenko, è il nome della cometa, e la cosa interessante è che aveva dei, degli spettrometri di massa attaccati su, mentre seguiva la, la, la cometa e analizzava in tempo reale c'era anche, mi sa, un cromatografo un dentro, sì. Comunque analizzava, diciamo, le, le sostanze che, che la cometa si lasciava dietro e ha trovato un sacco di materiale interessante. C'erano degli aminoacidi. ci cioè ha trovato la glicina, per intenderci. Okay. Ca catene di carbonio lunghe, c'è cioè roba molto Quindi interessante. Quindi da questo si potrebbe derivare l'origine della cometa? Mm, allora... Ni nel senso che poi facendo l'analisi degli isotopi veniva fuori che allora veniva fuori che questa cometa esiste già, diciamo, è nata con il sistema solare. Ok. okay. E, però il discorso è che gli elementi necessari alla vita sono presenti, si può dire, da sempre tra virgolette e ovunque. Questa è una cosa molto okay. interessante. A livello di astro bioecologia. Quindi, scusa per farla semplicissima ci sono gli ingredienti, bisogna, stiamo cercando laddove questi ingredienti hanno seguito la giusta ricetta, cioè dove ci sono le giuste condizioni perché questi ingredienti possano eh, dare origine a qualcosa di simile a quello che abbiamo noi sul nostro pianeta. Perfetto, beh, che diciamo che, che gli elementi ci siano ormai è comprovato. Quello okay. che poi bisogna determinare è qual è quella, quella reazione che dà il via a quel processo di, di, di copiatura delle, delle molecole, che poi è quello che noi definiamo vita alla fine dei conti, no? E questo ancora non è, cioè ci sono un sacco di teorie, come tu sai, saprai sicuramente cento volte meglio di me, che, che raccontano un po' cosa succede, no? Mi ricordo ad esempio c'era il libro di, di Richard Dawkins, um, sì. il, gene, il Gene Egoista. Era, ok. Dove sì, racconta, sì, questo è, questo è eh, uno dei suoi più famosi. Sì, sì, sicuramente. Dove, appunto, lui dedicava un capitolo a questo, a questo discorso molto, molto interessante sulla nascita della vita e sulle teorie. Luca, grazie, grazie mille per questa, per questa tua eh, visione, legame tra astronomia e, ed ecologia. Ah, eh, ce n'è un'altra eh, cosa eh, interessante che, 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 che ricelga le cose. Come sai, come, come sappiamo tutti, l'ecologia, la, 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 cioè l'ambiente la, la, diciamo, è quello che eh, determina poi le forme di vita che si sviluppano, la, diciamo, eh. che forma prende la vita. No? Okay. Quindi tu immagina se, al posto, se il Sole al posto di essere una stella gialla, tra parenti, sempre, sempre tra virgolette, fosse una stella blu o una stella rossa. Immagina già solo quello che impatto potrebbe avere sulla, su come si è sviluppata la vita, ad esempio sul colore delle piante. Le piante sono verdi perché assorbono determinate lunghezze d'onda, no? Immagina okay. come potrebbe evolversi la vita se il colore della nostra stella non fosse Possibile. quello che conosciamo. Sì, anche questo. Anche questo, devo dire che eh, Tutti e tre i filoni che hai, che hai proposto sono molto interessanti. La cosa che mi veniva da chiederti sul primo, no? quello eh, forse meno interessante dal punto di vista scientifico, forse perché sappiamo già un sacco di cose, quello appunto sull'influenza eh, del Sole o della Luna sul, sulla vita sulla Terra. Eh, il tema bufale. Il tema eh, bufale certo. è, è un tema che, che ormai la scienza in questi... Insomma, negli ultimi anni, ma nelle ultime settimane, negli ultimi due mesi, ha dovuto affrontare in maniera molto, molto decisa, no? perché la quantità di, di bufale, di false notizie che sono girate sul tema coronavirus o su altre tematiche legate, sul tema dei vaccini, sono tantissime. Ci sono bufale eh, di quelle veramente belle da raccontare eh, in tema astronomia? Ma guarda. Cioè, se vuoi la live va avanti fino a... Che, quanto tempo hai? <ride> allora, allora, diciamo che voglio partire dal modo di affrontare la cosa, perché le bufale si diffondono anche perché noi che raccontiamo la scienza, ci, spesso secondo me facciamo un errore di metterci sul piedistallo e di fare i divulgatori mentre invece forse bisognerebbe condividere quello che noi sappiamo questa cosa me l'hanno insegnata, insegnata dei ragazzi che sono parecchio più giovani di me e loro l'hanno capita bene e, e quindi bisogna cercare di condividere quando si condivide non ci si mette sul piedistallo ma si cerca di raccontare e di dare la propria esperienza quindi le opinioni sono tutte accettabili le opinioni ci si ferma quando ci sono dei riscontri oggettivi a, a, a diciamo, a delle teorie, quindi lì bisognerebbe fermarsi. Detto questo, ad esempio, te, la, 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 diciamo, la bufala strutturata più grande che esiste in ambito astronomico è sicuramente l'astrologia. Okay. Cioè che l'influenza. Uh, non so neanche so come definirla. L'influenza che potrebbero avere le, le, le costellazioni, la posizione delle costellazioni nel cielo uh, sulla nostra vita, questa bufala è smentita, ma praticamente dal fatto che in realtà i segni zodiacali che noi leggiamo le sulle costellazioni a cui fanno riferimento sull'oroscopo sono in realtà sbagliati perché. Negli anni l'asse la, terrestre uh, si è spostato leggermente e questo spostamento ha provocato l'inserimento all'interno delle costellazioni zodiacali, cioè dove passa il Sole, okay. le costellazioni attraversate dal percorso del Sole, l'inserimento di una tredicesima costellazione, che è quella dello Fiuco, e che quindi sballa tutto il calendario astrologico. Okay. Quindi... Dato che nessun oroscopo mai visto. La... Scusa, mi viene da ridere perché penso a una persona nata nel segno dello Fiuco. Bravo, tra l'altro lo Fiuco è molto, è molto divertente, Riccardo, perché lo Fiuco è un, uomo, è un omone che tiene in mano un serpentone, il che lo rende okay. ancora più comico, se possibile. Okay. E, sì, lo Fiuco è, è il simbolo della farmacia, diciamo, il serpente. Sì, Vabbè. ok. E la cosa interessante, appunto, è che nessuno, nessuno lo dice, nessuno ne parla di questa contraddizione gigantesca, cioè, non bisogna neanche arrivare a dire che quello che dice l'oroscopo è sbagliato, perché è sbagliato ancora prima, è sbagliato Chi il presupposto. Cioè, okay. Anche ammesso che sia vero, lo state facendo comunque male. Cioè, perché utilizzano delle carte che sono carte antiche di 2000 anni e che, in cui la, il Sole ancora non incrociava la costellazione dello Fiuco. Ok, ok, ok. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie, grazie Luca. Io tornerei sulle tue foto. Ce n'è una interessantissima eh, che ho provato a fare diverse volte, ma con scarsi risultati. Adesso <ride> capiamo perché. Ed è questa. Allora, questo capolavoro qui, che secondo me è bellissima l'ha scattato sì, un nostro bene. socio, Stefano Seveso, eh, che è il nostro socio nonché anche il revisore scientifico di quello che diciamo perché. È l'unico titolato effettivamente per parlare, in quanto ha un, um, un dottorato in astrofisica e, okay. um, e quindi, diciamo, è quello che ci ferma quando diciamo le cagate in, di solito. <ride> <È> e, <fantastico. ride> no, scherzo, dai. E um, appunto, questa stella qui, questa stella, scusami, questa fotografia qui è fatta puntando la macchina fotografica su una stella molto particolare, che è la stella polare. Perché? La stella polare, per coincidenza, si trova proprio proprio vicino a quel punto immaginario dove passa l'asse di rotazione della Terra. Quindi, quindi la è Terra, ferma, quando... secondo la nostra visione, Perfetto, la vediamo quindi ferma. di notte, in una nottata intera, il cielo, la Terra gira, il cielo ruota apparentemente, quindi e quello che succede è che la stella sta lì ferma, tutte le stelle gli girano intorno. Allora, se noi puntiamo la macchina fotografica lì e facciamo una serie di scatti e poi montiamo tutti gli scatti insieme, quello che succede è che noi prendiamo traccia del movimento delle stelle. Questo si chiama star trail. Eh, è una tecnica fotografica, diciamo, abbastanza complessa eh, che richiede qualche tentativo, però eh, okay. se, lo sai usare, se lo sai fare bene... Il tempo di esposizione è... di, di questi scatti? Non ne ho idea. Io sono una persona okay. meno titolata per parlare okay. di fotografia. Ti dico no, però ora verosimilmente penso che siano lunghe, scatti minuti. Se, secondo me no, secondo me secondi. Ah, secondo secondi. me no, secondo me secondi, sì. Nel senso che sono tanti scatti da 10 secondi. Ah, ma poi per tanto tempo. Quindi hanno... Perfettamente. Hanno esatto. bloccato un pezzettino del percorso di ogni stella. Esattamente, esattamente. Tu immagina, metti che tu fai questo, questo, questo tentativo qua di fotografia, ma poniamo il caso che tu scatti quattro foto in un'ora. Tu vedrai quattro puntini che sono la stessa stella che si è mossa sullo schermo. Immagina okay, che invece di fare quattro scatti ne fai 100, vedrai 400 puntini. Ecco, questo è il concetto che sta. Che sta dietro questa, questa tecnica fotografica bellissimo bellissimo davvero. molto bella si sì. stefano è uno di quelli che sa usare la macchina fotografica ok ok da qua da questa foto direi che si vede <ride> e adesso non vorrei sbagliarmi la prossima foto è stata presentata da luca quando me l'ha mandata come il nostro l'orgoglio di gruppo Astrofili groane eccola allora sì. Beh, innanzitutto Prima, che cosa stiamo osservando? Allora, questa è una nebulosa, quindi è un oggetto che sta dentro la nostra galassia. È parecchio okay. lontano, quindi è fuori dal sistema solare, ma è dentro la nostra galassia. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un ammasso di polveri, ok? okay. Che si sta addensando e semplicemente per gravità si stanno accendendo delle stelle nuove, quindi grosse masse di polveri che collassano e si accendono nuove stelle. Quindi la potremmo definire una fornace stellare, ok. Um, questo per quanto riguarda la parte astronomica. L'oggetto si chiama Grande Nebulosa in Orione ed è. Ah, okay, okay. Esatto, è una nebulosa che si trova nella costellazione di Orione. che è... Adesso ho detto mm. ah, ok, ok, come se fossi il più grande esperto della, della nebulosa di Orione, ma in realtà è un puro caso perché la scorsa estate mi sono trovato per caso vicino di appartamento al mare con un appassionato di fotografia astronomica che era in quel luogo. Io ero da Alberese in Toscana. Eh, quindi, appena sotto Grosseto, e lui era lì in un luogo. Particolarmente privo di inquinamento luminoso in quella zona per fotografare la nebulosa di Orione. Quindi mi ha fatto vedere passo passo quello che stava facendo. Poi ci ho allora tanta roba, tanta roba, però si stava facendo una nottataccia perché la costellazione di Orione è una costellazione tipicamente invernale: nottataccia, si ci ha messo tutta la notte. Eh no, perché sorge tardissimo. Sì. sorge molto tardi in estate cioè, sorge che magari sono le 4 di mattina esattamente quindi, esatto, quindi si è fatto una bella nottata di, di preparazione prima di fare sì. le foto e, la cosa interessante di questa, di questa di questa foto è che si vedono bene le polveri perché è stata fatta con una tecnica che conoscerai sicuramente che è HDR cioè sì. sono diciamo tre esposizioni diverse Okay. Una, molto una abbastanza breve da 5 minuti a fotografia, un'esposizione più lunga da 10 minuti a fotografia e un'esposizione ancora più lunga da 30 minuti. Okay. Quindi per ogni esposizione sono state scattate 10-15 fotografie, una cosa del genere. In realtà per quella più lunga sono state scattate solo 3 fotografie perché se no non bastava la notte. Questo cosa, cosa implica? Tu immagina di fare una fotografia che dura 30 minuti. Una foto dove tu tieni aperto il sensore sì, della sì. macchina per 30 minuti. Cosa succede? Di tutto, può succedere letteralmente di tutto in quei 30 sì. minuti. Prima cosa, no, la, la terra. Prima cosa che la, terra si, la terra ruota. La terra ruota. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna montare questo telescopio con questa camera astronomica su una montatura con un trepiedi controllato da un motore che controbilancia il movimento della Terra. Però per farlo bisogna montare sopra un altro telescopio che fa da guida e quindi è una cosa molto complessa da fare. Diciamo che il risultato è appagante, ma ci sono parecchie ore di, di lavoro dietro una, una fotografia del genere. Senti, e, ma i colori, però... sono, i colori sono i colori che si osservano? Ah, o sono, sì? diciamo, o sono... Mh, è colorata, ecco. No, 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 noi, questa qua è una fotografia fatta in RGB normale, quindi la nostra camera è una camera che registra anche i colori e noi... Non, ma, ma guarda, sarà stata toccata magari la saturazione per dargli l'aspetto un po' più cool, ma era assolutamente naturale, diciamo, la fotografia, anche perché se vai a ritoccare i colori, insomma... Non so, cioè, non è più tanto. Anche io non sono, non sono per, non sono per questa, questo genere di post-produzione, sono d'accordo sì, con non te. Non è molto ma, poetico. Ma senti di che dimensione parliamo? Quanto è grande quello che stiamo guardando? Io quanto è grande di preciso non te lo so dire, però quello okay. che vedi dentro, il cuore, il core proprio del, dell'oggetto, è formato da quattro stelline. Tu immagina che ogni stella potrebbe essere potenzialmente grande quanto il Sole. Quindi quella bestia che stiamo guardando, magari è dieci volte il sistema solare, stiamo parlando di oggetti giganteschi. Okay. Anche se non sono, non sono andato a vedere nello specifico, però per dare un ordine di grandezza. Ok, sembra, sembra un cono, sembra che abbia un'entrata un e una parte finale. Non so, sì, la sembra, sembra, immagini, sì. me la sto immaginando così. Anch'io me la immagino così, sembra un po' una conca. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Bellissima. Immagino così. Molto, molto bella. Ecco, questa è l'ultima fotografia che è totalmente diversa dalle precedenti. È la, è la meno poetica, ma forse la più. è quella che rispecchia di più lo spirito del di gruppo Astrofili Groane. Ma certo, perché noi siamo, alla fine, siamo un gruppo di amici. Quindi tutto quello di cui abbiamo parlato, tutte le cose che facciamo, dalla divulgazione alle fotografie, lo facciamo perché ci, ci troviamo bene insieme e quindi è sempre l'occasione giusta per bersi una birra quando si fanno questo, questo tipo di eventi, eh, per chiacchierare, alla fine diciamo cioè anche per cazzeggiare. No? Adesso qui stavamo montando i telescopi per fare una sessione astrofotografica, siamo lì svaccati per terra sempre in, in montagna e, e si passa il tempo insieme, alla fine noi lo facciamo come volontari e per passione. No? Certo, in, in, questo, in questo direi che Successione Ecologica vi, 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 spalleggia, vi spalleggia tantissimo. I, la maggior parte dei, eh, degli eventi che organizziamo mh, sono, sono, di vario, sono di vario tipo, no? ci può essere il corso di formazione, ci può essere... Eh, la diretta, facebook il congresso, il bioblitz alla fine tutti questi eventi sono accomunati da, eh, da un unico grande sfondo che è quello di creare un momento per stare insieme, per condividere per condividere, certo. condividere la propria passione nei confronti di una materia nel nostro caso l'ecologia le scienze ambientali, le scienze naturali eh, e anche condividere conoscenza di nuove persone che, che domani potrebbero essere tuoi nuovi colleghi o eh, Compagni di un'avventura lavorativa nuova. Quindi diciamo che noi ci crediamo tanto in questo genere di, di approccio estremamente collaborativo. Eh, quindi quando, eh, quando insomma dicevi, bisogna un po' scendere dal piristallo del grande divulgatore, no? del, del professorone e, e mettersi a disposizione e condividere le proprie informazioni, eh, insomma, siamo direi assolutamente no. d'accordo: siamo veramente esatto. veramente in linea. Esatto. Luca, io ti ringrazio. Immagino che anche Grazie le vostre attività in presenza in questo momento siano ferme, come quelle nostre e di tanti altri. Esattamente. Eh, so che tante delle vostre attività sono anche legate all'attività nelle scuole, quindi quest'anno proprio è andata, è andata a buca. Eh, sono sicuro che l'anno prossimo sarà, eh, sarà molto più proficuo. Penso che le scuole che sono rimaste ferme così tanto l'anno prossimo saranno... Eh, molto e avranno, eh, avranno molta più voglia di organizzare tutto quello che quest'anno invece è saltato. Eh, ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio tutto il Grazie gruppo Strofiligroane Groane per aver partecipato a questa nostra diretta. Eh, niente, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Eh, mercoledì prossimo avremo in diretta Marco Sigovini che ci parlerà di Venezia e dei cambiamenti climatici. E su una città, insomma, che eh, dei cambiamenti climatici ne ha, ne, ha sentito, ne ha sentito parecchio. E niente, buona giornata, buona settimana e a presto. Ciao Luca e Grazie ciao a tutti. Ciao, ciao ciao ciao.